Mi illumino d'immenso. Forse è l'unico testo poetico che qualsiasi studente ricordi davvero a memoria. Eppure, sappi che c'è stato un momento in cui questo componimento è stato un po' più lungo di così. Di questo e altro parleremo fra un attimo. Intanto però, mi raccomando, metti un bel mi piace. Il più famoso componimento di Giuseppe Ungaretti, dicevamo, un tempo era leggermente più esteso. Inizialmente, infatti, questa poesia, composta da soli due versi, ne prevedeva cinque. Mi illumino d'immenso, con un breve moto di sguardo. Il testo ha un luogo e una data di composizione, Santa Maria la Longa, 26 gennaio 1917, e in soli due versi è capace di condensare tutto ciò che Ungaretti voleva esprimere, lo spettacolo della vita che risorge dopo l'oscurità notturna. Forse ti sarà più facile entrare in quest'ottica se ti diciamo qual era il titolo che la poesia originariamente aveva, Cielo e Mare. Per capirlo ancora meglio, facciamo un gioco. Chiudi gli occhi e prova a immaginare di guardare l'alba che sorge sul mare. Immagina la luce che sorge pian piano tra le onde e il colore del cielo che si fonde con quello del mare fino a perdere di vista l'orizzonte. Cosa provi? Ecco, Ungaretti ha risposto a questa domanda proprio con Mattina. Ora, lasciamo per un attimo l'immaginazione e torniamo con i piedi per terra, per qualche brevissimo cenno sulla lingua e lo stile di questo componimento. La poesia presenta due versi ternari che vedono una prevalenza del suono M, il primo suono emesso dai bambini. Perché questa scelta? Forse per rendere meglio l'idea dell'incomunicabilità. Mi illumino d'immenso, in fondo, è anche una sinestesia, una figura retorica, cioè che accosta due parole che appartengono a due piani sensoriali diversi, in questo caso la luce e l'immensità. Ma perché Ungaretti arriva a questa sintesi così estrema del verso? Probabilmente perché vuole rendere un concetto così pieno e complesso con pochissime ed essenziali parole, rifacendosi proprio a quell'ermetismo a cui spesso il poeta viene associato e di cui è precursore. Ma perché Ungaretti decide di cambiare il titolo da Cielo e Mare a Mattina? Perché a livello simbolico è una scelta molto più forte. Da un lato Cielo e Mare dipinge un paesaggio, dall'altro Mattina descrive un momento, quello del risveglio, della rinascita, appunto. Non dimentichiamoci poi di un altro punto fondamentale, il ruolo della guerra nei testi di Ungaretti. Ecco, proprio quell'esperienza terribile di buio, orrore e solitudine fa nascere in lui la voglia di tornare a meravigliarsi di fronte alla vita. Qualche esempio? In Girovago scrive: "Godere un solo minuto di vita iniziale". In Veglia invece dice: "Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno, massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio". Ma c'è una poesia che più di tutte sembra il controcanto ideale a Mattina. Si chiama Dannazione e recita così: "Chiuso fra cose mortali, anche il cielo stellato finirà. Perché bramo Dio?". Ecco, qui Ungaretti esprime un concetto importantissimo. Il desiderio dell'uomo, dice, è un desiderio di immensità. L'uomo è costretto ogni giorno a fare i conti con la propria mortalità, e dunque cerca Dio nella speranza che esista qualcosa di infinito. Se la notte è il momento in cui i dubbi trovano spazio, la mattina è il tempo delle risposte. E anche se la risposta finale non è Dio, o almeno Ungaretti non lo esplicita, la luce accecante della mattina rende evidente e vicina quella prospettiva di infinito di cui l'uomo ha assolutamente bisogno nella sua vita. Bene, anche oggi siamo dunque giunti alla fine di una nuova spiegazione. Come sempre, se hai dubbi o commenti, non esitare a lasciarli qui sotto. Noi ci rivediamo nel prossimo video e se questo ti è piaciuto, mi raccomando, faccelo sapere con un bel mi piace.